Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Un caffè in valigeria Ambrosetti. Oggi come ospite ho l'onore di avere l'assessore Dino De Simone, assessore all'ambiente, benessere e sport. Ciao Dino, grazie di essere venuto. Senti, ho detto assessore sì. All'ambiente, al benessere, sì. Allo sport, mi manca qualcosa? No, direi che sono sufficienti. Senti, sì. Ma un trinomio molto particolare. Sì, è un trinomio particolare, voluto peraltro insieme col sindaco. Se vogliamo, il filo rosso è quello di una qualità della vita, cioè riuscire a vivere in un ambiente salubre, bello, piacevole, nel quale vivere bene. Poter fare attività sportiva, che l'attività sportiva non è solo quella della grande squadra sportiva, ma è quella che dai bambini fino agli anziani possono fare nei parchi, per esempio, e tutto questo, certo. Cioè quel benessere diffuso che ti fa star bene in una città, ti fa star bene in un ambiente urbano. È una sfida difficile, me ne immagino, rendo conto. Immagino. Ma com'è essere assessore? Allora, è una responsabilità grande e la senti, soprattutto perché le aspettative delle persone, dei cittadini sono veramente alte. E questo è bello. Ti senti di dover rispondere a delle esigenze. Beh. Senti, una cosa carina che questa amministrazione sta facendo è l'ascolto. Tu ovviamente avrai ascoltato tanti cittadini che ti avranno chiesto tante cose. Me ne sai dire una in particolare, oppure la domanda che più spesso ti hanno fatto? Ma allora, abbiamo tantissime domande legate a micro situazioni di degrado e mi rendo conto che sono evidentemente quelle sentite come più simboliche per i certo. cittadini. Quello che cerco sempre di dire è: proviamo a prenderci cura della città insieme. Questa è una cosa molto bella che non deve essere fraintesa. Il comune certo. non deve tirare i remi in barca, assolutamente. Deve stare di fianco, deve aiutare e deve fare il proprio compito fino in fondo. Su questo sono assolutamente certo. convinto. Ma farlo insieme è più bello e più giusto. Quali sono i prossimi progetti che hai in mente? Beh, stiamo proprio mettendo in piedi in questi giorni una grande adesione alla settimana del riuso, che sarà il 19 novembre. L'idea è quella di pensare a Varese come città contro lo spreco. Questa potrebbe essere una cosa molto interessante. Sono stati i nostri ospiti proprio per due puntate di Un caffè in valigeria Ambrosetti, sia Luna Tovaglieri, che è la responsabile marketing della Pallacanestro Varese, sia Ernesto Ramella, che invece è l'allenatore del Varese Calcio. Perfetto. Quindi sport, come vuoi o come riesci a coinvolgere la città in tutte le attività che tu hai in mente, e se hai in mente qualcosa di particolare per innalzare ancora un po' di più l'asticella per chi vuole fare sport a Varese? A Varese dobbiamo pensare lo sport da diversi punti di vista. C'è quello infrastrutturale, problema infrastrutturale, abbiamo un problema, le scuole, le palestre, gli impianti sono carenti e ci dobbiamo lavorare tanto. L'aspetto dello sport delle grandi società, per cui rilanciare grandi certo. eventi, il canottaggio come capace, abbiamo visto il ciclismo, ma poi ci sono altri aspetti che sono quello culturale, cioè lo sport che deve permeare culturalmente tutta la città, dai bambini fino ai genitori, e l'aspetto sociale, cioè dello sport che è capace di prendere ragazzi e ragazze che altrimenti farebbero altro. Certo. E non apriamo la parentesi di che cosa magari certo. arrivano a fare. Certo. Beh, che dire Dino, è stata una chiacchierata illuminante direi, e sono molto contento di averti avuto come ospite grazie qua in Valigeria Ambrosetti. Grazie a voi. Senti, io ti saluto e in genere noi siamo soliti ringraziarti e darti la telecamera per 30 secondi per dire quello che vuoi, se vuoi lasciare un messaggio, vuoi salutare a casa, vuoi qualsiasi cosa. Beh, il mio bambino quando vedrà questo video si attaccherà sicuramente alla televisione, quindi Ale, papà. No, io in realtà quello che voglio dire a tutti i cittadini, a tutta la città, è che secondo me abbiamo 5 anni di lavoro da fare insieme. Il comune non si tira indietro, non si deve tirare indietro, ma se veramente ci rendiamo conto che i beni comuni, che sono l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, ma il campetto del quartiere nel quale giochiamo o il prato, sono parte di casa nostra. Ecco, se tutti insieme penseremo a questo e accudiremo Varese, da questo punto di vista faremo una bella comunità. È un lavoro di comunità, è il lavoro che porterà i maggiori frutti in questa città, e tra 5 anni vivremo veramente meglio tutti insieme. Fantastico, perfetto Dino, grazie sì. ancora, grazie mille, e io vi rimando al prossimo appuntamento di Un caffè in valigeria Ambrosetti. Ciao!